In piedi, buongiorno a tutti, ringraziamo Dio perché ci ha chiamati questa domenica, hai scelto di vivere una giornata per conoscere, guidare e incontrare la Madonna, il vero marito ardente. Sapete, San Massimiliano Colombo, altro santo immenso, Mariano, diceva, secolo scorso, che della Madonna ancora noi sappiamo molto, molto poco. E questo forse è il tempo in cui Maria vuole essere più conosciuta, amata e tocca ai suoi consacrati. Farla conoscere, farla amare, perché sia conosciuta, amata, perché attraverso di lei sia conosciuto e amato il Signore Gesù. Voi lo sapete, no? Avete letto il trattato, quanto è importante Maria è l'essere, dice San Luigi, più relativo a Dio, per cui tutto quello che tu dai alla Madonna, tutto quello che fai per lei, tutto quello che dici a lei, tutto viene portato nella maniera più bella e più veloce a Dio. Ecco perché dobbiamo passare attraverso Dio. Quando padre Giovanni mi ha proposto, poi ci siamo visti già lo viandico, su un tema spinosissimo che erano le fraternità, le ferite della fraternità, pensate. Allora poi mi ha proposto un altro tema, io ho pensato, ah, che bello, Maria marito ardente dal cuore della Vergine la missione. E dopo ci ho riflettuto, ho detto, peggio ancora, peggio, immenso, no, questo tema. Però ho accettato, ed è una cosa meravigliosa ed è un onore stare qui. Quando padre Giovanni mi ha proposto questo tema, Maria, rovento ardente, e poi mi ha mandato anche il depliante, cioè avete proprio come immagine, vedete quell'immagine che hanno messo, che sembra uno scudetto, una stella, con al centro Maria, è proprio presa da un'icona antica della Madonna del rovento ardente. E io ho pensato proprio che tempo fa, proprio mi fu regalata questa icona, non ci ho mai fatto caso, però quelle cose che poi tornano nella vita, cioè mi viene chiesto di parlare di Maria Rovento Ardente, della missione che parte dal cuore della Vergine, io ho un'icona antica, antichizzata, che ricorda questo evento e allora adesso sono chiamato a parlarne. E ho voluto proprio insieme molto, ho messo delle immagini, per parlarvi di questo tema attraverso le immagini, così lo rendiamo un po' più gradevole, più accessibile. Non sono un pittore, non sono un iconografo, però mi piacciono queste cose e so che attraverso l'arte, ecco, Dio può trasmettere tanti messaggi. Il padre prima di me ha parlato della vocazione di Mosè, dell'incontro di Mosè con Dio, della sua chiamata. Vedete, la chiamata di Maria, che noi troviamo nel Vangelo di Luca, l'Annunciazione, la chiamata di Mosè, hanno molti punti in comune. Più o meno le chiamate della scrittura hanno più o meno la stessa fisionomia, lo stesso profilo. A Mosè si rivela un angelo nel rovento ardente, a Maria viene mandato l'angelo Gabriele a Nazareth. Quando noi troviamo l'angelo nella scrittura, porta no a Gabriele, all'angelo come messaggero di Dio e la presenza stessa di Dio. Entrambi, Mosè e Maria, sono presi dallo spavento, dal turbamento. Poi si avvicinano a questo mistero. C'è la risposta e c'è anche il segno che viene dato. A Mosè viene detto, vai lì dagli israeliti e parla a nome mio, io sarò con te. E rivela il suo nome, io sono colui che sono. A Maria viene rivelato il bimbo che porti nel greco, si chiamerà Gesù, Dio salva. E poi, ecco, anche a lei viene annunciato questo segno, ecco, la gravidanza inaspettata della cugina Elisabetta. Quindi in qualche modo assomiglia a queste due chiamate. Perché la Madonna della tradizione, soprattutto orientale, viene chiamata il rovento ardente, cioè pensate che i bizantini, gli ortodossi, la chiesa copta, anche dalle vostre parti, no? Io sono spesso a Bari, mi ha detto padre Giovanni per il tribunale, e vedo proprio che ci sono i nostri fratelli ortodossi che vedono la Madonna in maniera particolare questa icona, Maria del rovento ardente. Perché? Perché in quel rovento ardente che
cominciava, ma non si consumava, la tradizione cristiana ha sempre visto un anticipo, una prefigurazione della Madonna, del suo grembo mercato, del suo cuore immacolato che abbiamo festeggiato ieri. Pensate anche a quando la Madonna ha fatto vedere alle tre pastorelle a Fatima il suo cuore immacolato, e anche in alcune rappresentazioni, visto che c'è un'immagine, voi vedete il cuore immacolato, oltre a essere circondato o di spine, come la Madonna l'ha fatto vedere, chiedeva liberazione, chiedeva appunto preghiera, la devozione ai cinque santi. Cosa c'è sopra il cuore immacolato di Maria, come anche sopra il cuore di Cristo? Cosa c'è? La non la croce, la fiamma, la fiamma. Quindi, vedete, la tradizione antica ha visto nel momento ardente, nell'incontro di Dio con Mosè, una prefigurazione, una profezia del cuore immacolato di Maria, della Madonna. Ecco perché Maria possiamo dire che è veramente il nostro Roveto Ardente. Non si vede molto, pazienza. Però ce l'avete un pochino rappresentata anche nella vostra, nei vostri libretti. Questa icona è un intreccio di colori. C'è il rosso e il blu. L'immagine della Madonna con in mano il bambino è al centro di questa stella a 8 punte. C'è una stella da 4 punte blu e un'altra rossa. Perché il rosso e il blu li troviamo spessissimo nelle icone? Cosa significano? Qualcuno che se ne intende lo sa. Il rosso è l'umanità, il blu è la divinità. In Maria queste due cose si fondono insieme. Pensate anche ai colori della Divina Misericordia, rosso e blu. Questo incontro tra l'umanità che accoglie e la divinità che irrompe nella storia della Madonna, ma anche della nostra storia. Ci ha detto prima il Padre una cosa bellissima, no? Quando Dio parla a Mosè nel Roveto Ardente, Dio dice: ho ascoltato il grido del mio popolo, ho guardato la sua sofferenza, la sua schiavitù e sono sceso per liberarlo. Bene, la stessa cosa, in maniera, sono chiamato, diciamo, a liberare il popolo, la stessa cosa avviene nell'incontro con Maria. Dio ha visto la nostra sofferenza, il grido del dolore dell'umanità che si era allontanata da Dio. Ha visto, sentito il nostro grido di un'umanità che è rimasta orfana e sceglie l'umile fanciulla di Nazareth per ricominciare una storia nuova, la storia della salvezza. Mosè si trova lì sull'Oreb. Lui è scappato dall'Egitto, sapete, aveva ammazzato una guardia egiziana, quindi era un fuggiasco, va lì nella terra di Madian e inizia a fare il pastore, il guardiano di gregge, quindi una zona di periferia. La storia di Mosè è una storia ancora incompleta, perché Mosè ancora non ha trovato la sua vocazione, la sua identità, nonostante ci ha detto il Padre aveva già 80 anni, no? Quindi c'è tempo ancora per comprendere quello che dobbiamo fare, perché Mosè a 80 anni ancora era un uomo incompleto, non aveva ancora compreso che cosa doveva fare. Pensate che a un certo punto, quando Dio si rivela attraverso il Roveto Ardente, dice Mosè: chi sono io per andare lì? Cioè proprio lui ancora alla ricerca della sua identità, di capire cosa deve fare nella vita. Capisce che non deve fare, lui era fuggito, era andato via, sta facendo il guardiano di pecore, ma sa che non era ancora la sua strada. Prova, sì. Sa che non era quella la sua strada. Mosè è un uomo incompleto, in una zona di periferia, proprio lontano dall'impero dell'Egitto, Nazareth, Maria. In maniera diversa, anche lì c'è una situazione di non completezza. Nazareth, una periferia,
un paesino che non c'era neanche nelle carte geografiche del tempo. Quindi Dio inizia la storia della salvezza da una, ecco, questo è un concetto che piace tanto a Papa Francesco, no? Dalle periferie il Signore inizia il centro della storia. Mosè, uomo incompleto che ancora non ha compreso la sua vocazione, Maria c'è scritto a una vergine chiamata Maria di Nazareth. Virginità, quando troviamo nella Bibbia quel termine, non è un termine morale, indica un senso di incompletezza. La donna a quel tempo era considerata piena quando poteva procreare. Lei è vergine, quindi in qualche modo impossibilitata per questo stato di vita di dare al mondo un figlio, ma Dio in quella incompletezza, in quell'essere intatta di Maria, completa la storia. Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo figlio nato da donna. Ecco, questo è bello, perché Dio inizia la storia della salvezza, e inizia con noi non quando siamo completi, appieno, meravigliosi, splendidi, ma pensiamo a Mosè e pensiamo anche a Maria, una situazione di incompletezza in una periferia della storia. Ecco come Dio ha guardato e ha sentito il grido del suo popolo. Ecco perché si chiamerà Gesù, che significa Dio salva. Da lì inizia la nostra salvezza. Dio ha ascoltato, Dio si riversa nel grembo di Maria per compassione. Quella compassione che è misericordia, cioè Dio ha sentito nel suo cuore il fremito delle sue viscere, la misericordia, e si è riversato nel grembo della Vergine Maria. Su di te scenderà lo Spirito Santo, il grembo di Maria, il cuore di Maria diventa il vero rovetto ardente che molti secoli prima Mosè aveva visto. Vediamo questa icona. Non si vede quasi niente, ma non importa. Allora, volevo dirvi che nelle punte della stella blu noi troviamo rappresentati degli angeli. Sono gli angeli dell'Apocalisse. Pensate che nell'ultima punta, quella che va verso di noi, verso la terra, quella al centro, c'è l'angelo dell'incenso, quello che è rappresentato nell'Apocalisse. Questo è bello, è come l'angelo che prende le preghiere, le orazioni, le lodi, le offerte del popolo di Dio e le porta davanti al trono dell'Altissimo. Chi è il trono dell'Altissimo? Maria. È proprio lei. Infatti la Madonna ha proprio al centro di questa icona la postura di una donna su cui è appoggiato sulle braccia il figlio. Maria è quel trono meraviglioso, vergine e immenso in cui Dio si siede. Invece, nelle altre punte della croce della stella blu, noi troviamo altri angeli, hanno tutti delle coppe, hanno tutti del cibo in mano. Perché questi angeli hanno questo cibo, queste coppe? Prendono, sono coppe che riempiono dalla pienezza di grazia di Maria e le riversa sul mondo intero, su di noi. Cioè la pienezza di grazia di cui la Madonna è stata ricolmata viene donata a noi, tutto ciò che è della madre viene dato ai figli. L'altra stella, quella rossa, ha quattro punte che si interseca con quell'altra blu. Cosa c'è nelle quattro punte rosse? Ci sono i quattro evangelisti, che ce li avete anche nel libretto vostro. Vedete? C'è la croce, la stella rossa e la stella blu, che sono unite insieme. Umanità e divinità insieme, come nel mistero della Vergine Maria. E poi, alle quattro punte rosse, ci sono gli evangelisti. Gli evangelisti sono rappresentati così come noi li conosciamo, quindi Giovanni rappresentato con l'aquila, Matteo con bue, Luca
con un'altra rappresentazione, Marco con il leone, Matteo con l'angelo, Luca con appunto il bue, sono i vari simboli iconografici degli apostoli, no? Degli evangelisti. E tutti quanti hanno un bastone. Il bastone è tipico del viandante, del pellegrino, di quello che deve viaggiare. Cioè la parola di Dio, che cos'è? La parola di Dio deve essere annunciata. Nasce dall'evento dell'incarnazione, della Pasqua del Signore e si diffonde in tutto il mondo. Alcune cose di questa icona. L'icona poi intorno, vedete, i colori sono belli, è tutta scritta, le icone si scrivono, voi sapete, in realtà non sono dipinte, sono scritte, perché è parola di Dio scritta. E noi ci avviciniamo alle icone, così dicono appunto gli artisti, ci avviciniamo sempre in punta di piedi, perché ci devono rivelare qualcosa. Un po' come Mosè si avvicinò togliendosi i sandali davanti al vetro ardente. E pensiamo anche a quello che ci dice San Luigi nel trattato. Invoca lo Spirito Santo. Se stai sentendo il dono di conoscere Maria, la sua devozione, in punta di piedi, avvicinati, chiedi allo Spirito Santo che pian piano si manifesti a te in questa devozione, che poi è un'elezione, no? E avvicinati e chiedi a Lui che tu possa sviluppare l'albero di Maria in te, questa devozione tenera, interiore, disinteressata e costante. Sono i termini che lui usa per parlarci della devozione alla Madonna. Ecco, questo avvicinarsi in punta di piedi, è bello quello che ha detto il padre prima, Mosè ha dovuto togliersi i sandali, prima è stato attratto, no? Prima è stato attratto da questo evento strano, tutta una volta questo albero che iniziava a bruciare, dice che bello questo spettacolo, voglio avvicinarmi e vedere questa meraviglia del Signore. Come anche noi siamo stati attratti dalla bellezza della Madonna rovetto ardente, no? Siamo qui perché siamo innamorati, siamo attratti da questo fuoco d'amore che però è un fuoco amico. È un fuoco, quando dice della scrittura che è un fuoco che brucia ma che non consuma, non è il classico fuoco da cui devi stare lontano perché se ti avvicini ti brucia, anche se fa calore e se fa luce. Maria è quel fuoco amico, materno, che ti invita, che ti dice proprio che brucia ma non consuma, quindi che non devi temere, di cui non devi avere paura, come nel fuoco in generale, perché se ti avvicini ti bruci, qui invece se ti avvicini diventi come lei, diventi santo, no? Vieni infuocato dall'amore suo. Allora Mosè si è dovuto togliere i sandali. Prima c'è stata questa attrazione forte, la curiosità, forse sei anche oggi qui per curiosità, per un'attrazione, no? Per un sentimento, però poi c'è un momento in cui, come anche in una storia d'amore, no? Come anche in qualsiasi vocazione, c'è un momento in cui devi superare l'emozione, l'attrazione, la passione iniziale, la curiosità e toglierti i sandali, cioè significa farti guidare. C'è un momento in cui devi entrare nel mistero e lasciare qualcosa del passato di te ed entrare a piedi nudi, cioè spogliarti di qualcosa e farti condurre, farti portare. Ed è questa la vera devozione a Maria. È proprio questa. Noi ci stiamo avvicinando alla devozione alla Madonna, alcuni fratelli che qua oggi faranno la consacrazione come Mosè, incompleti. Ancora forse non abbiamo compreso nostra vocazione, quello che dobbiamo fare, però dal cuore infuocato, ricordiamoci le fiamme sul cuore della Madonna, da lì inizia la missione. Pensate, no? Quei quattro evangelisti e anche quegli angeli che stanno intorno all'icona di Maria, sia gli apostoli che gli angeli, siamo noi oggi. L'angelo che cos'è? È un messaggero. Se voi vedete nell'icona, sia gli evangelisti che gli angeli hanno tutti il bastone, cioè significa devono andare, devono annunciare ciò che hanno ricevuto. E questa è la missione dei consacrati alla Madonna.
andare nel mondo, farla conoscere, amare. Proprio perché, come vi dicevo all'inizio, la Madonna non è ancora abbastanza amata e conosciuta, e di conseguenza non è abbastanza amato e conosciuto il Signore Gesù. Allora, togliersi i sandali, toglierti qualcosa, quindi tutta la preparazione che avete fatto, che cos'era? Quei consigli, no? Tutti gli esercizi preparatori, è uno spogliarsi, è essere stati attratti, qualcosa ti ha chiamato, così come Mosè viene attirato da questo prodigio strano, di questo fuoco che però non consuma. Poi la curiosità, l'emozione diventa spogliamento, farti trasformare da lei, da questo fuoco d'amore, fuoco della maternità di Maria, e da lì partire. Cosa dice San Luigi riguardo agli apostoli degli ultimi tempi, sempre ritornando al concetto di fuoco? Saranno fuoco del Signore, porteranno il fuoco della parola, porteranno il fuoco dell'amore di Maria, e avranno in una mano appunto l'immagine di Maria, il rosario, e dall'altra il crocifisso, la mortificazione, la morte a se stessi, e l'annuncio, l'amore di Maria, e avranno questo fuoco. E io penso che proprio il tempo in cui non è più, ecco quello che ha detto anche il padre prima, Gesù che dice: come vorrei, sono venuto a portare il fuoco sulla terra. Da dove prendiamo questo fuoco? Dal cuore immacolato e infuocato di Maria, proveto ardente della nostra vita. Questa icona, se andiamo avanti, ci sono altre immagini intorno a questa icona. Questi sono gli evangelisti, vedete, i quattro punti rossi che vanno, i quattro evangelisti. Andiamo avanti. Queste invece sono gli angeli, quella punta, questa qui in sotto, c'è proprio l'angelo dell'incenso che raccoglie le nostre preghiere. Gli altri sono invece raffigurati degli angeli che raccolgono le grazie che ci vengono da Maria e dal Signore Gesù e la portano a riversare su di noi. Andiamo avanti. Ecco, questa è l'immagine centrale, no? Che trovate un pochino anche qui rappresentata nei vostri libretti. C'è la Madonna che non guarda Gesù, vedete? Guarda noi. Però ha in un braccio c'è Gesù e nell'altra mano, qui non si vede bene, nell'altra mano sta così come è stato spesso quando fanno il segno della croce i fratelli ortodossi, no? In cui le dita della Madonna fanno l'idioma delle iniziali di Gesù, Gesù Cristo figlio di Dio. Quindi troviamo la X, la I, proprio di questo, riguarda proprio questo, Gesù figlio di Dio. Qui Maria, in questa icona che rappresenta il vedo ardente, è quella che noi chiamiamo la Madonna, Bari si dice così, è proprio la patrona, o di Gigli, no? Cioè colei che indica la via. Maria, come ho detto all'inizio, come dice San Luigi, è tutta relativa a Dio, cioè tutto il suo mistero porta a Cristo, porta a Gesù. Anche la nostra, il nostro cammino di consacrazione, no? Lo diciamo, è consacrarsi a Gesù, sapienza incarnata, per mezzo di Maria. Quindi è lei che ti sta portando a Gesù. E quindi le dita anche della Madonna dell'altra mano, dove non tiene Gesù, vogliono portarti a Lui. Nell'altra mano invece c'è il bambino. Qui non si vede, ma in molte icone voi trovate le tre stelle che la Madonna ha sul velo. Ce l'ha qui sulla spalla, ce l'ha qui sulla fronte e ce l'ha poi anche qui, anche se coperta dal bambino. Cosa rappresentano le tre stelle? Realmente con qui prefigurazione del roveto ardente. Il roveto ardente, quel roveto, questo arbusto che pur bruciando non si consuma. Cioè Maria è vergine prima, durante e dopo il parto. Questo è il dogma nostro, la fede, che già i nostri fratelli orientali conoscevano. La verginità di Maria, cioè l'incarnazione, non solo non ha diminuito la divinità del Signore, ma non ha violato la verginità di Maria, che è rimasta vergine prima, durante e dopo il parto.
Il suo grembo purissimo e infuocato era il tempio di Dio. E quindi le tre stelle indicano proprio questo, no? Attraverso un'immagine, voi pensate che prima non c'era stampa, non c'erano libri, e quindi le persone imparavano i misteri di Dio attraverso l'arte. Allora, andiamo avanti. Ah, guardate, l'orlo del velo della Madonna è dorato, mentre il colore è un rossastro, il colore della terra. Quindi Maria non è una divinità, Maria è donna della terra, però piena di grazia. Intorno al velo della Madonna noi troviamo questo orlo dorato. Il dorato è la gloria, la divinità, ave piena di grazia. Maria, donna della terra, seppur immacolata concezione, ecco, fiore dell'umanità, come dicono i santi, è in realtà poi ripiena di grazia attraverso questo orlo dorato che spesso troviamo nelle icone. Ci sono anche delle icone lì, l'ho visto, no? Che hanno lo stesso significato della Madonna. Quindi la sua umanità, rappresentata dalla terra, color terra, cioè il manto, in realtà è ornato dall'oro. Questo è il bambino che è rappresentato. In realtà sembra il più piccolo dell'icona, no? È il personaggio più piccolo, però è il più importante. È nel cuore dell'icona e sta in braccio alla Madonna. Vedete, sia la Madonna sta benedicendo, guardando a noi, e sia il bambino sta guardando a noi in segno di benedizione. Cioè Dio continua sempre a dire bene di noi, sua madre continua sempre a benedirci e a portarci a lui. Entrambi uniti in questo mistero immenso. Andiamo avanti. Guardate, al centro dell'icona, è piccolino, non si vede magari qui, c'è una scala. Una scala nel cuore dell'icona, come nel cuore della Madonna, troviamo un'altra raffigurazione di Gesù, però vestito da sacerdote. Quindi è sempre, ecco, una nuova figura di Cristo, uno in braccio e l'altro nel cuore della Madonna. E poi la scala. La scala è Maria, un altro simbolo mariano. Cosa dice San Luigi, no? Dice proprio: come Dio è arrivato a noi attraverso Maria, noi arriviamo a Dio attraverso di lei, come questa scala bellissima, questa scala santa. Anche qui nell'Antico Testamento la famosa scala di Giacobbe, no? Dove gli angeli andavano e salivano, è proprio rappresenta proprio profezia e anticipo del mistero di Maria. Maria è quella scala attraverso la quale Dio è entrato nella nostra storia. Andiamo avanti. Poi ci sono, ai quattro lati di questa icona antica, ci sono quattro figure profetiche che sono anticipo di quello che verrà. Qui troviamo ecco, la scena di Mosè che va davanti al rovetto ardente e vede questo rovetto e già lì intravede l'incarnazione, Maria. Da un lato troviamo Mosè. Dagli altri lati troviamo altri tre profeti che in qualche modo hanno preannunciato l'avvento di Cristo attraverso Maria. Troviamo Ezechiele, troviamo Isaia e troviamo Giacobbe. Tutti i profeti che nei loro scritti hanno anticipato questo mistero del rovetto ardente, del mistero di Maria che ci dona la salvezza. Vediamo le altre, questo è Mosè che sta davanti al rovetto ardente, questo è Ezechiele, vedete qui non si vede molto, però c'è una porta chiusa. Gesù sta davanti a Ezechiele e Gesù è appoggiato su una porta, è una porta sigillata. Chi è questa porta sigillata? Maria, inviolata, l'incarnazione, non ha violato la sua vergità, la sua integrità. Maria è proprio quel giardino chiuso, quella porta chiusa che Dio ha usato per entrare nel mondo. Poi troviamo le altre figure, ecco la scala di Giacobbe con gli angeli che salgono e scendono, e l'ultima, quella di Isaia, dove c'è un angelo che tocca le labbra di Isaia e dice: io sono un uomo dalle labbra impure, Signore purificami, no? Vedete, tutte queste figure profetiche
preannunciano quello che c'è al centro del mondo, il mistero di Maria, rovente ardente, di Maria che dona al mondo l'autore della salvezza. Allora, gli apostoli, da qui parte, dal cuore della Madonna, il tema anche, no, il concetto di oggi, dal cuore di Maria, rovente ardente, prefigurato già nelle scritture, ecco, dal cuore di Maria parte la nostra missione. Fuoco che saranno gli apostoli di Maria, quelli che siamo chiamati. Da quale fuoco? Dal suo fuoco, da un fuoco amico, come ho detto, gentile, dolce ma nello stesso tempo potente. Gli apostoli di Maria saranno queste saette, saranno queste frecce in mano a Maria che andranno nel mondo a portare il fuoco dell'amore di Cristo in mano a lei. Avvicinarsi a questo mistero della devozione a Maria in punta di piedi, togliendo i nostri sandali, superando anche la curiosità iniziale, Mosè dice: vediamo questo spettacolo meraviglioso, la curiosità, ma poi non si può rimanere soltanto alla curiosità o all'emozione, come in ogni tipo di relazione. Devi entrare, devi perdere qualcosa e devi farti guidare da qualcuno più grande di te, altrimenti rimaniamo sempre a un livello superficiale della fede e delle esperienze umane. Entrare in questo mistero, ascoltare, pensate che ci sono alcune icone anche della Madonna dove viene rappresentato lo Spirito Santo che entra, prima di entrare nel grembo della Vergine Maria, sapete da dove entra? Non dall'occhio, ma dall'orecchio. Maria ha ascoltato la parola di Dio e l'ha messa in pratica. Non a caso, Mosè, quando si avvicina al vetro ardente, c'è scritto che si velò la faccia, gli occhi, però l'orecchio no. Quindi ha dovuto ascoltare. Maria è proprio colei che ascolta la parola e la mette in pratica. Ecco, e noi come lei. Cosa succede quando la Madonna riceve l'annunciazione? Qualcuno dice, beh, poteva anche riposarsi, no? Insomma, è stato interessante, insomma, ancora con tutto quello che era passato, spiegare a Giuseppe quello che era avvenuto. C'è scritto questo versetto, no? Maria si alzò e andò di fretta verso la montagna. Vorrei proprio terminare con questa cosa. Maria si alzò, innanzitutto è il termine della risurrezione. Si alzò. Non è soltanto un alzarsi come postura fisica. Maria si alzò perché ricevette lo Spirito Santo, cioè quando ti avvicini al mistero di Dio, devi rialzarti, devi risorgere, cioè devi nascere nuovo. Tu ti stai avvicinando a Maria, lo vedo ardente a questo fuoco, la consacrazione porta a una morte, ma a una rinascita, a una novità. Maria si alzò e andò di fretta. Mi è sempre colpito questo termine della fretta, che è quella che devono avere gli apostoli di Maria. Però specifichiamo, qual è questa fretta? C'è la fretta del demonio e c'è la fretta di Maria, dobbiamo dirlo. Qual è la fretta del demonio? Se leggete l'Apocalisse di San Giovanni, trovate che il demonio è intento a buttare giù a terra un terzo delle stelle, no? Che poi sono un po' i figli di Dio, sono coloro che cedono il cammino, possiamo dare tante spiegazioni a queste cadute. E il demonio, rappresentato nel dragone dell'Apocalisse, ha fretta di fare questo macello perché sa che il suo tempo è finito. Quindi è la fretta di un ansioso, di uno che ha il tondo alla gola, che sa che sta finendo il suo tempo e deve sbrigarsi a fare quanto più danno è possibile. Quella è la fretta del demonio. E spesso siamo ammalati di questa fretta, di questa nevrosi, di questa ansia, di qualcosa che ci soffoca. Quella è una fretta brutta, quella non è una fretta bella. La fretta di Maria di andare ad annunciare le grandi cose di Dio è la fretta degli apostoli di Maria, uomini, donne infuocati. Ripeto di nuovo ancora
il concetto di fuoco, che è proprio il tema della giornata, devono avere la fretta della Madonna. Qual è la fretta di Maria? Il termine fretta indica lo zelo. Non mi devo spiegare, indica il fare le cose per bene, non essere persone approssimative, superficiali, un po' come diciamo all'acqua di rose, no? Essere persone che sono serie, decise, mature, anche se bambini nel cuore, pronti a ogni richiamo della Madonna. Infatti dice San Luigi, no? Gli apostoli e i discepoli, ecco, a ogni cenno di questa celeste condottiera andranno dove lei vuole, faranno quello che lei vorrà, saranno proprio proprietà sua. A questo siamo chiamati. Da questo cuore infuocato nasce la nostra missione. Quindi avvicinarsi con quella curiosità, con quell'emozione a Maria Loreto Ardente, a questa devozione che stiamo avendo come dono, perché guardate che essere chiamati alla consacrazione è un privilegio, un'elezione, e non lo dico io, lo dice il nostro santo, ed è qualcosa che Dio dà nella sua misericordia a chi vuole lui. Quindi non è mai qualcosa da banalizzare. Oggi mi trovo qui per caso, oggi sto facendo la consacrazione. Dio ha studiato, no? Un po' la tua storia e la storia del tuo tempo, e ti ha chiamato ad essere un apostolo infuocato di Maria. Questo apostolato deve essere di fretta, cioè di fretta nel senso, la Madonna non pensa alle sue cose in quel momento, lascia da parte le sue incombenze, i suoi disagi, e si mette in fretta. È più importante andare a fare qualcosa di bello per Dio che pensare a riposarmi, a stare per conto mio, a dire beh, mi devo godere i primi mesi di gravidanza, poi dopo ci si pensa, poi dopo andrò da mia cugina, no? La missione, questa missione che deve essere zelante, cioè fatta con cura, un po' come vedo anche come avete preparato questa giornata, no? L'attenzione ai canti, l'attenzione ai libretti, a ogni cosa, la cura. Ecco, non è tempo della mediocrità, non è tempo della sciatteria. Essere consacrati a Maria significa imitarla, e la più grande forma d'amore è l'imitazione, come dice San Pio, no? Volete amare la Madonna? Imitatela. Ecco, l'imitazione. Noi ci immaginiamo mai la Madonna sciatta, trascurata, cigliosa? Assolutamente. Le virtù di Maria, che sono appunto inserite in questo cuore, sono le nostre virtù, dobbiamo imitarle. Vorrei terminare con la preghiera dello Spirito Santo, il fuoco d'amore di Dio che ha diventato lo sposo divino di Maria. Questo che lo sappiamo tutti, forse l'avete fatto anche all'inizio e sono arrivato un po' dopo, dice San Luigi, Spirito Santo, pianta in me l'albero della vera vita, che è Maria. Irrigalo e coltivalo perché cresca, fiorisca e produca abbondanti frutti di vita. Spirito Santo, rendimi profondamente devoto e ben disposto verso la tua divina sposa. Rendimi fiducioso nel suo amore materno e pronto a ricorrere alla sua misericordia. Con la sua collaborazione forma in me Gesù Cristo vivente, grande e forte, maturo e perfetto nella sua età. San Luigi in Montamofo. Questa è la nostra missione, e allo Spirito Santo che ha infuocato, che ha bruciato senza consumare il cuore greco di Maria, noi chiediamo di essere apostoli infuocati del suo nome.